La direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha comunicato l'avvenuto decesso di due pazienti ricoverati presso l'ospedale come conseguenza del contagio da coronavirus. Si tratta di un uomo di 60 anni e di una donna di 81, le cui condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. L'uomo residente nel comune di Cittadella Pieve era stato il primo paziente risultato positivo per il Covid-2019 ed era stato ricoverato il 2 marzo in malattie infettive e trasferito il giorno successivo in terapia intensiva. La donna, residente a Perugia, era stata ricoverata presso la struttura di malattie infettive il 12 marzo e trasferita il 13 marzo in terapia intensiva. I sanitari hanno comunicato la triste notizia ai parenti subito dopo il decesso dei due pazienti. Anche il commissario straordinario Antonio Onnis, a nome della direzione e dell'intera comunità dei professionisti dell'ospedale, esprime sentimenti di condoglianza ai familiari e alle comunità di Cittadella Pieve e di Perugia. Respiratorio di Oriente Medio. Arrivano a 247, 50 più di ieri, le persone che in Umbria alla mezzanotte del 17 marzo risultano positive al virus Covid-19. 9 sono di fuori regione, sale poi a 4 il numero dei morti, mentre i guariti al momento restano 4. È il quadro che emerge dai dati diffusi dalla regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni. Sono ricoverati in 75, 3 di fuori regione, dei quali 53 nell'ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell'ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2.210, 1.549 nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni. Nel complesso, entro le ore 24 del 17 marzo, sono stati eseguiti 1.615 tamponi. Sempre alla stessa data, la regione ha reso noto che risultano 648 soggetti usciti dall'isolamento, 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni. Nella lettura del bollettino. Intanto oggi sono ottimisti della Protezione Civile oggi. Se si osservano i giusti comportamenti, i risultati si vedono, hanno detto. Oggi registriamo 1.084 persone guarite da coronavirus, che porta il bilancio a 4.025 guariti, più 37% rispetto a ieri. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella conferenza stampa di aggiornamento sul coronavirus. Complessivamente 28.710 malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto 35.713, ma mancano i dati della Campania. Sono 2.257 pazienti in terapia intensiva, invece sono saliti a 2.629, ovvero l'8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. Come vedete nel corso anche di questa settimana. Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli anni 50, l'alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, fino al terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016 e oggi con l'emergenza Covid-19. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini che garantisce il diritto a livello nazionale ad essere soccorsi con professionalità. E lo è anche il gruppo comunale di protezione civile, il gruppo Perusia, nato nel 2004 per volontari del comune di Perugia, che decise di dotare la città di un gruppo di volontari formati, addestrati ed equipaggiati per dare una pronta risposta alle esigenze di protezione civile. 67 sono i volontari del gruppo impegnati e accomunati dal proposito di operare per la comunità in attività proprio di protezione civile, ma anche in attività volte alla prevenzione, alla tutela dell'ambiente e del territorio, al superamento e al soccorso dell'emergenza. Una grande rete di socialità capillare in tutta la città. Allora, Laura, stamattina ti sei alzata presto e dove stiamo andando? In questo momento stiamo andando al CRPC di Foligno a ritirare i gel disinfettanti per il comune. Allora, tu sei responsabile del gruppo di protezione civile da quanto tempo? Allora, sto nel direttivo da 3 anni, questo è il quarto, i primi due me li sono fatta la consigliere, questi sono coordinatore. Quindi insomma, parecchio tempo per te è più di una passione, insomma, Sì, è. è una grande passione. E quando sei in prima linea, come adesso, la tua attività parte fin dalla mattina e che cosa fai?
durante tutto il giorno? Allora, guarda, il gruppo comunale Perusi ha risposto prontamente al COR 19, coordinato dal COR Centro Operativo Regionale e dal COC Centro Operativo Comunale. Ha messo a disposizione volontari per la segreteria di emergenza sia a Foligno, al CRTC, sia in comune a Perugia. Ha consegnato i DP presso la SL1 Umbria, presso i comuni e presso l'azienda ospedaliera. Ha impiegato volontari per il montaggio di una tenda a Ferrino al carcere di Capanne, che viene appunto usata per il triage dei carcerati, degli eventuali carcerati che arrivano in carcere. Abbiamo chiuso e transennato i parchi giochi, abbiamo fatto informazione alla popolazione all'ospedale del Santa Maria delle Misericordie per affrontare questa emergenza, che è molto grave, cioè un'emergenza grave, è un'emergenza che la gente non ha capito, perché io vado in giro, faccio consegne, insomma sono attiva nel territorio e vedo che la gente non ha proprio recepito il concetto dello stare a casa. Quindi state a casa, vi prego, state a casa. Gli interventi del gruppo Perusia nell'emergenza coronavirus vengono attivati e coordinati dal COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, una centrale operativa coordinata da Roberto Chiesa, con la presenza del sindaco Andrea Romizzi, dell'assessore alla sicurezza Luca Merli e dei dirigenti delle aree strategiche del Comune di Perugia. Beh, il COC, da che è stato attivato con l'ordinanza del sindaco, abbiamo cominciato, visto il susseguirsi dei decreti che sono via via stati emanati, abbiamo cominciato la prima attività da una parte informativa, e soprattutto informativa da parte della cittadinanza, in quanto abbiamo messo subito a disposizione i due numeri del COC, che intanto li ripeto, è 5075 577 3116 o 3117, e abbiamo messo del personale a rispondere al telefono per dare tutte le informazioni che via via pervenivano e poi che poi continuamente cambiavano in funzione dell'evolversi dei vari decreti. Parallelamente abbiamo anche avviato un'attività da una parte anche di controllo delle disposizioni che erano state date e da un'altra tutta un'attività di ordinanze connesse sempre ai decreti e allo sviluppo dell'emergenza. Tanti gli interventi messi in atto dall'inizio dell'emergenza da parte del Comune di Perugia per il contenimento del contagio del virus, alla comunicazione e l'informazione ai cittadini delle misure contenute nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'attivazione di servizi particolari per i soggetti più deboli, una raccolta fondi per l'ospedale di Perugia e le ordinanze contingibili e urgenti volte a sospendere il servizio del mini metro, la disattivazione delle slot machine, la sospensione del pagamento sulle strisce blu, l'apertura della ZTL dalle 7 alle 13 fino alla chiusura di parchi e aree verdi. Nei giorni passati abbiamo monitorato tutti i parchi costantemente, abbiamo cercato in tutti i modi di lasciare le nostre aree verdi aperte alla fruizione della cittadinanza e fino a un certo punto eravamo ottimisti, poi in realtà abbiamo notato che nel fine settimana, soprattutto nella giornata di lunedì, la situazione si era un pochino era cambiata, la gente era tornata a frequentare i parchi, in alcuni casi anche con troppe persone, per cui è scaturita da qui la decisione di chiudere l'accesso ai parchi e alla cittadinanza. Abbiamo passato una giornata intera con i volontari della Protezione Civile, li abbiamo visti impegnati in molti campi, li abbiamo anche visti all'epoca nella fase del terremoto e oggi sono nuovamente in prima linea. Abbiamo visto anche lei che li è andata a salutare questa mattina. Beh, era il minimo del minimo. A loro la nostra riconoscenza, al gruppo di Protezione Civile Comunale, ma a tutti i gruppi di Protezione Civile che stanno anche in questa occasione concorrendo insieme alle diverse amministrazioni a far fronte ad una situazione molto complessa, e sappiamo anche che questa sarà una delle settimane più difficili. Quindi davvero la nostra più ampia e sentita
riconoscenza a loro, come a, ovviamente a tutti coloro che questi giorni stanno lavorando, e per ovviamente per quelli che sono i loro ruoli, quindi penso ai nostri uffici, alla polizia locale, a tutte le, a chi ovviamente ancora più in prima linea, i sanitari, ma anche a chi sta lavorando per garantire comunque approvvigionamento e la possibilità di continuare in una seppur relativa normalità la nostra vita. Ecco, allora abbiamo tutti questa riconoscenza e anche la consapevolezza che quel tipo di impegno deve essere onorato con un'osservanza da parte nostra massima di quelle che sono le regole che ci sono state date, a cominciare da quella di rimanere a casa. In tutto questo, il ruolo del volontariato di protezione civile del gruppo Perusia è l'espressione massima di una moderna coscienza di solidarietà, al pari delle altre componenti istituzionali del Comune di Perugia. Salve amici del Centro Meteo Italiano! Anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Italia garantisce condizioni di bel tempo e assenza di precipitazioni. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 19 marzo. Al mattino cieli prevalentemente sereni da nord a sud, salvo innocue nubi in transito sulle isole maggiori. Al pomeriggio è attesa nuvolosità in generale aumento sia sui rilievi alpini che su quelli appenninici, ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica, salvo la formazione di foschie sulle pianure al confine tra Veneto e Romagna, oltre che sulla Puglia meridionale. Le temperature sono previste in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.